Buongiorno, oggi vogliamo affrontare un problema di probabilità. Precisamente abbiamo un'urna che contiene 15 palline bianche e 20 palline nere e si estraggono 10 palline consecutivamente e sempre nelle stesse condizioni iniziali, ovvero rimettendo ogni volta la pallina estratta nell'urna e vogliamo calcolare praticamente le quattro seguenti probabilità. La prima, vogliamo calcolare la probabilità che 6 delle 10 palline estratte siano bianche. Poi vogliamo calcolare che 5 delle 10 palline estratte siano nere. Poi vogliamo calcolare la probabilità che nessuna sia bianca, il che significa evidentemente che tutte siano nere. E poi vogliamo calcolare la probabilità che almeno una sia bianca. Si tratta di un esempio di una estrazione ripetuta nelle stesse condizioni e quindi è chiaro che, visto che le estrazioni successive si ripetono tutte nelle stesse condizioni, come dicevo, si tratta di applicare questa formula che è proprio esprime la probabilità che su n prove consecutive si verifichi un evento E, sempre lo stesso evento E, k volte, come questo k chiaramente può essere minore o uguale di n. E allora cominciamo a ragionare per il primo caso, calcolare la probabilità che 6 delle 10 palline estratte siano bianche, che significa che l'evento di cui noi vogliamo andare a calcolare la probabilità, l'evento di base, quello che si ripete ad ogni estrazione, è l'evento che esce una pallina bianca. Lo possiamo schematizzare così. È chiaro che questo evento avrà una certa probabilità di accadere e una probabilità contraria che abbiamo indicato in questa forma, che in questa forma viene indicato con P, è la probabilità che l'evento si verifichi, ed evidentemente in questo caso, visto che le palline sono, le palline bianche sono 15 e il totale delle palline sono 35, evidentemente applicando la definizione di probabilità e quindi facendo il rapporto tra i casi favorevoli e i casi possibili, possiamo scrivere casi favorevoli rispetto ai casi possibili, otteniamo 15, perché 15 sono le palline bianche, e il totale delle palline 15 più 20 è 35. Quindi la probabilità che si verifichi questo evento è 15 35esimi, semplificando per 5 è 3 settimi. Mentre invece la probabilità contraria, cioè che non si verifichi l'evento, quindi possiamo scrivere anche P di E negato, la probabilità dell'evento contrario, evidentemente è uguale a 1 meno la probabilità che si verifichi l'evento, e cioè 1 meno 3 settimi. In pratica, eseguendo questo conto, otteniamo 4 settimi. E quindi a questo punto, avendo calcolato la probabilità che si verifichi l'evento e la probabilità Q che non si verifichi l'evento, a questo punto noi possiamo andare a rispondere alla prima domanda applicando semplicemente questa formula per n uguale a 10 e k uguale a 6. Quindi la probabilità che estraendo 10 palline da quell'urna 6 siano bianche è uguale a 10 su 6, questo chiaramente è il coefficiente binomiale, moltiplicato la probabilità che l'evento si verifichi, quindi P è chiaramente 3 settimi, elevato chiaramente a K che è 6, per Q, cioè la probabilità contraria, quindi 4 settimi, elevato a N meno K 10, perché N è 10, meno K che è 6. E quindi possiamo riscrivere rapidamente in questo modo 3 settimi elevato alla sesta, qui 10 meno 6 chiaramente è 4, 4 settimi elevato alla quarta. Si può lasciare questo conto così oppure possiamo esplicitarlo un po', chiaramente calcolando il valore di questo coefficiente binomiale, applicando chiaramente la formula del coefficiente binomiale. Qui teoricamente possiamo
applicare il neo delle potenze, ottenendo una espressione leggermente più semplice che lasciamo all'utente che ci segue sul nostro canale YouTube. E qui la mia domanda è finita, passiamo alla seconda domanda. Cioè a questo punto vogliamo invece calcolare la probabilità che 5 delle palline, delle 10 palline estratte siano nere. Quindi possiamo dire che la probabilità di estrarre 5 palline nere su 10, chiaramente si applicherà ancora una volta questa formula, ove però chiaramente adesso l'evento è cambiato, perché l'evento E adesso, chiamiamolo evento E1, è esce una pallina nera. E chiaramente ciò significa che cambiano le probabilità del nuovo evento. Non saranno più 3 settimi e 4 settimi, ma chiaramente saranno proprio il contrario. Quindi praticamente la probabilità che l'evento E1 si verifichi sarà chiaramente 35, sono sempre i casi possibili, stavolta però le palline nere sono 20, e quindi chiaramente semplificando tutto per 5 otteniamo 4 settimi. Quindi la probabilità che si verifichi questo nuovo evento è 4 settimi, evidentemente la probabilità contraria, cioè Q per questo evento è 1, chiaramente sarà 3 settimi. E quindi qui applicando la stessa formula, ove cambia soltanto K che adesso è 5, noi otteniamo 10 su 5 uguale a 4 settimi elevato a K, che abbiamo detto che è 5, che moltiplica Q, che è 3 settimi chiaramente, elevato a 10 meno 5. E quindi 10 su 5, coefficiente binomiale, e qui chiaramente possiamo fare 4 settimi elevato alla quinta, moltiplicato 3 settimi elevato alla quinta, e qui ancora una volta, applicando le regole delle potenze, applicando la formula del coefficiente binomiale, si può ottenere un'espressione leggermente più semplice. Quindi abbiamo risposto alla seconda domanda, possiamo andare a rispondere a questo punto alla terza domanda, ove chiaramente noi vogliamo calcolare la probabilità che nessuna pallina sia bianca, cioè che tutte siano nere. Quindi è chiaro che stiamo calcolando P di 10 e K è ancora 10. Quindi in questo caso abbiamo 10 su 10 elevato, 10 su 10 che moltiplica chiaramente la probabilità che, siccome abbiamo detto nessuna sia bianca, cioè che tutte siano nere, quindi è chiaro che l'evento adesso è ancora quello di prima, cioè 1, cioè esce una pallina nera, la cui probabilità chiaramente di uscita era favorevole, chiaramente era 4 settimi, la contraria 3 settimi, quindi abbiamo 4 settimi elevato a 10 che moltiplica 3 settimi elevato a n meno k, 10 meno 10, quindi 0, e quindi a questo punto qui chiaramente semplicemente 4 settimi elevato alla decima. Ricordiamo che 10 su 10 vale 1. Quindi abbiamo risposto anche alla terza domanda, cioè la probabilità che nessuna pallina sia bianca, cioè che tutte siano nere, vale questo numero qui. E per l'ultima, chiaramente, se almeno una sia bianca, quindi vogliamo sapere la probabilità che almeno una sia bianca, è evidente che è proprio l'evento contrario, che nessuna sia bianca. Quindi basta fare, chiaramente, applicare per i due eventi, quello in C e quello in D, che sono l'uno il conto dell'altro, la regola degli eventi contrari. Quindi la probabilità che si verifichi che almeno una sia bianca è semplicemente uguale a 1 meno la probabilità che nessuna sia bianca, cioè 1 meno 4 settimi elevato alla decima. Eppure qui questo conto lo lasciamo all'utente. E qui l'esercizio è finito.